Un saluto a tutti i lettori di Readball.com e gli amici di Euronics Italia. Siamo ancora allo Showstoppers, in questo caso allo stand di TCL, che presenta due nuovi modelli interessanti. Adesso andiamo a vedere perché. Alle mie spalle abbiamo appunto due diverse versioni, rispettivamente Touch e Line. Ciò che contraddistingue questi prodotti non sono effettivamente le prestazioni o la risoluzione tanto chiacchierata in questo momento del 4K, ma effettivamente il design e appunto il colore che contraddistingue questi due modelli. In particolar modo, non so se riuscite a vederli in questo momento, ma le colorazioni sono dislocate nella parte superiore del dispositivo, in questo caso, nell'altro caso invece nella parte frontale, disponibile appunto in tre colorazioni che sono quelle che vedi in questo momento, quindi rosa, verde e blu, con un prezzo decisamente interessante che va dai 149 euro per la versione base da 19 pollici, disponibile soltanto per il modello Line, ai 249 per la versione da 24 pollici. L'altro modello invece è disponibile soltanto in un taglio da 24 pollici con appunto un prezzo di 249 euro. Entrambi i prodotti sono già disponibili nel mercato, quindi ovviamente anche in Italia. In particolar modo ci stavo detto del grande successo avuto dalla versione da 24 pollici, quindi sicuramente un prodotto interessante su cui TCL punta forte. Per quanto riguarda le prestazioni da un punto di vista dei contenuti, diciamo che a seconda del modello abbiamo una risoluzione che va dal HD Ready al Full HD per la versione da 24 pollici. Sicuramente non si tratta di un prodotto dalle prestazioni elevatissime, ma al contrario due televisori che diciamo sono più adatti ad un pubblico interessato magari appunto al colore, al design, e che ovviamente avendo un prezzo particolarmente accessibile può essere anche in più interessante per una determinata fascia di mercato. Quindi appunto per il momento questo è tutto da TCL, dallo Showstoppers, per Readball.com, Roberto Badalà.